semplici da vivere in un concetto da ventunesimo secolo. Ringrazio per essere stato con noi, auguro un buon lavoro a Massimo Ferrante, presidente del municipio Bassa Valbisagno di Genova. Matteo Rovere, Babboleo News, cosa succede in Liguria? Dieci e quattordici minuti, 10 di gennaio, buongiorno e bentrovati da Alessandra Rossi e dalla redazione. Che cosa succede in Liguria? Neanche a farla apposta abbiamo sentito le parole del presidente del municipio Bassa Valbisagno Massimo Ferrante su alcuni interventi che avranno luogo nella sua area di competenza nei prossimi mesi. Noi in parte ci occuperemo anche di lavori pubblici nel corso di questa chiacchierata che facciamo in studio con l'assessore ai lavori pubblici, al bilancio, alle politiche abitative, il super assessore Pietro Picciocchi. Grazie intanto per averci raggiunto. Grazie a voi, buongiorno. Allora, intanto facciamo il punto su diverse questioni. In primis quella legata alla demolizione della diga di Begato. Si sta procedendo su due strade parallele: da un lato i trasferimenti delle famiglie, dall'altra l'apertura del bando per la demolizione. Andiamo con ordine, partiamo proprio dai trasferimenti. Da dove siamo partiti, a che punto siamo, i numeri insomma? Guardi, stiamo procedendo molto bene nel pieno rispetto del cronoprogramma che ci eravamo dati, in una condizione anche di grande serenità delle persone che vengono accompagnate. Ricordo che alcuni di questi nuclei sono estremamente fragili, esatto, in carico ai servizi sociali, quindi c'è anche un percorso di accompagnamento da parte dei nostri servizi sociali, da parte dei servizi dell'ASL, che ringrazio in maniera molto sinergica, aiutano le persone nei traslochi a individuare i nuovi appartamenti. In questo momento abbiamo trasferito circa 150 nuclei. Chiaramente in questo mese, nel mese di febbraio, incrementeremo i trasferimenti. C'è stato qualche ritardo legato a maltempo, questo si comprende, nei mesi di novembre e di dicembre. L'obiettivo è quello di arrivare al massimo entro la fine di marzo, ma io credo che arriveremo prima, allo svuotamento complessivo della diga. Noi nel frattempo ci siamo anche attrezzati per evitare nuove occupazioni abusive, quindi esatto, gli appartamenti vengono lasciati, vengono chiusi e monitorati, c'è una presenza importante della polizia locale, tutto sta procedendo bene e soprattutto, questo per me è importante, in una condizione di serenità delle persone che ci stanno aiutando e che capiscono anche l'importanza epocale della cosa che si sta facendo. A proposito di sicurezza, di monitoraggio, se non erro a fine anno erano state installate anche telecamere in quella zona? Sì, assolutamente, sono state installate telecamere. Ancora l'altro ieri abbiamo comunicato di avere proceduto ad un'ulteriore installazione di 7 telecamere sulla base di priorità che avevano i cittadini indicato, quindi insomma cerchiamo di far sentire a quel quartiere che è stato trascurato per molti anni la presenza delle istituzioni al fianco delle persone che ci vivono. Abbiamo parlato però di un altro canale parallelo, che è quello appunto dell'apertura del bando per la demolizione, che è avvenuta proprio in questi giorni. Quando sarà la scadenza e che cosa prevede il bando, soprattutto di che valore è, di che valore parliamo? Corretto, in contemporanea abbiamo attivato le procedure propedeutica all'innesco della fase 2, perché la fase 1 era il trasferimento delle persone, la fase 2 è la demolizione della diga. È un'operazione che viene effettuata con un finanziamento interamente a carico del Comune di Genova, che cuba circa 7 milioni e mezzo che io ho finanziato prima di Natale. E Arte gestisce questo bando, quindi ovviamente le risorse sono trasferite ad Arte. Questo bando naturalmente prevede, è un appalto integrato, quindi prevede la predisposizione del progetto definitivo esecutivo e poi la realizzazione dell'intervento di demolizione per il valore che ho indicato prima. Un intervento che sarà di demolizione meccanica, perché sono circolate alcune voci non corrette. Si parlava esatto dell'uso di dinamite e di esplosione. Assolutamente insomma, no, è stato escluso. Gli scorsi mesi abbiamo già avviato e chiuso la conferenza dei servizi, dove quindi l'intervento è stato scrutinato in tutti i suoi dettagli, quindi particolare attenzione anche agli aspetti ambientali di tutela della salute. Avremo poi occasione nei prossimi mesi di spiegarlo alla cittadinanza, ma insomma sarà fatto tutto con molta attenzione, con molto buon senso, mitigando il più possibile le conseguenze sulla cittadinanza. La scadenza, se non erro, è il 25 di febbraio. Esattamente. Subito dopo si saprà poi la risposta di chi si occuperà di demolire. Esattamente. Fatto, giusto. Questo è il dato.
Per quanto riguarda Vegato, abbiamo in parte dato un quadro più completo ai nostri ascoltatori. Voltiamo pagina, ricordo a chi ci sta seguendo che siamo in studio con l'assessore del Comune di Genova ai lavori pubblici, bilancio e politiche abitative, Pietro Picciocchi. Dopo anni di progetti contenziosi, dibattiti, si parte con altre demolizioni che questa volta interessano l'area della Val Bisagna, in particolare l'ex mercato di Corso Sardegna. Che cosa succederà? In realtà che cosa è già successo, perché sono lieto di comunicare che l'8 di gennaio abbiamo finalmente consegnato il cantiere, quindi di fatto sono iniziati i lavori di riqualificazione completa dell'ex mercato di Corso Sardegna, ma anche di riqualificazione di Corso Sardegna, esatto, nel tratto ricompreso tra la piazza Manzoni e la chiesa di Santa Fede, che sarà completamente risistemato con la piantumazione di nuovi alberi. E la prima fase prevede le demolizioni, occorrono circa 130 giorni per le demolizioni e poi si passerà alla fase costruttiva vera e propria. Anche lì abbiamo in programma, e lì dobbiamo ancora calendarizzare, ma presto lo faremo, dei momenti di illustrazione alla cittadinanza di quello che stiamo facendo, che insomma è veramente importante per riqualificare un sito che oltretutto è bellissimo e molto pregevole anche dal punto di vista architettonico, che dobbiamo restituire alla cittadinanza in tutta la sua bellezza, nella sua fruizione massima. Ecco, restituzione che avverrà in che tempi più o meno? Guardi, noi consideriamo che lì i lavori, che sono molto impegnativi, esatto, possano durare un anno e mezzo, massimo due anni. Ok, per quanto riguarda invece la nostra città che ha patito tanto negli ultimi anni, ne parlavamo giusto fuori onda prima di cominciare la nostra intervista, le parlo di una dichiarazione arrivata nei giorni scorsi da parte di uno degli esponenti del governo che abbiamo visto spesso nelle ultime settimane in Liguria alla luce di quanto accaduto, ovvero il ministro dei trasporti De Micheli, che ha detto: Genova e la Liguria dal mille proroghe hanno avuto la massima attenzione da parte sia del governo che del ministero stesso delle infrastrutture e dei trasporti. È così? Guardi, questo è parzialmente vero e le spiego perché è parzialmente vero, nel senso che molte erano le richieste che avevamo fatto rispetto alla proroga dello stato di emergenza. In poche parole, prorogando lo stato di emergenza, noi chiedevamo che tutte le misure emergenziali fossero prorogate. Esatto. Di fatto questo non è avvenuto interamente, perché noi abbiamo avuto una proroga che ci siamo sudati, con una presenza anche molto intensa nostra, anche mia, ai tavoli per cercare di portare a casa il risultato, che riguarda i lavoratori assunti, le unità di lavoratori a tempo determinato. Questi siamo riusciti a prorogarli fino al 31 di dicembre del 2020, ma lo abbiamo saputo il 31 di dicembre perché le formulazioni dei testi normativi erano estremamente confusivi e devo dire anche nel testo definitivo c'erano alcune ombre di dubbio che abbiamo chiarito ultimamente. Sulle proroghe delle risorse relative ai trasporti supplementari ancora non ci siamo, perché lì sono stati stanziati 3 milioni che ci permettono di arrivare solamente fino al 29 di febbraio, quindi questo è un tema che il governo si è impegnato ad affrontare in sede di conversione del decreto legge. Esatto. Per noi è fondamentale arrivare almeno al 31 di dicembre del 2020 e poi c'è il grande capitolo degli aiuti alle imprese, dove noi avevamo chiesto di utilizzare le economie rilevanti nell'ordine di diversi milioni di euro che abbiamo registrato per ampliare un po' le maglie del decreto Genova, andando incontro a tutta una serie di situazioni che di fatto non avevano ottenuto nessun beneficio. E lì abbiamo avuto un veto su tutta la linea. Anche questa è una situazione che noi auspichiamo di modificare, di sbloccare, anche perché è isorisorse, cioè lo Stato non spenderebbe un euro in più. E qui, su questa parte, onestamente, il decreto è assolutamente nemmeno claudicante, è inesistente, nel senso che non c'è stato, nessuna delle nostre richieste è stata accolta su questo. Che cosa accadrà quindi in queste settimane? Continuerà il pressing da parte degli enti locali, comune e regione, ovviamente, per ottenere poi il risultato entro la fine di febbraio? Certamente già continua il pressing, perché per noi è fondamentale che queste misure vengano prorogate, perché l'emergenza non è ancora rientrata. Esatto. Vorrei aggiungere anche tutto il tema del maltempo, il fatto che il comune di Genova, di tasca propria, ha dovuto anticipare qualcosa come 17 milioni di euro per gli eventi alluvionali di novembre per coprire gli interventi di sommergenza. In questo momento non abbiamo ancora la certezza
di rientrare al 100% di questa spesa che per noi è stata assolutamente significativa. Ci sono stati degli impegni sul punto del ministro De Micheli, attendiamo che a questi impegni si dia concretezza. Io ringrazio per essere stato con noi l'assessore del Comune di Genova Pietro Picciocchi. Sono le 10:23, Alessandra Rossi, Babboleo News, che cosa succede in Liguria? Grazie. Nella savana del mercato immobiliare, se vuoi